Vaccini, insediata la Commissione regionale d'inchiesta, alla presidenza il consigliere di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi. Sanità, il centro di riabilitazione toscana, polo di riferimento del settore, al centro della conferenza, a Palazzo del Pegaso. Insediata nel pomeriggio di martedì 14 settembre la commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 ed in particolare della campagna vaccinale in Toscana. È stato eletto presidente Vittorio Fantozzi, consigliere di Fratelli d'Italia, vicepresidente Federica Fratoni del PD e vicepresidente e segretaria Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. La votazione, palese, è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ed è il risultato di contatti informali avuti con i diversi gruppi politici. Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è, diciamo, la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa commissione ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questo in due direzioni: da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro, anche attraverso una ricostruzione, diciamo, in attività costruttiva di questa commissione, si possano impedire il verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Io credo che sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella a un confronto, purché sia serio nel merito e delinei, secondo me, oltre ai dubbi, anche gli ottimi risultati che la Regione ha conseguito. Secondo noi questa commissione ha un compito molto importante, non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia. Tutti siamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini, ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa commissione, non solo riguardo ai vaccini, ma un po' a tutto il mondo della sanità, perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Ecco, io credo che la commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante, perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia. Fuori tempo massimo l'istituzione della commissione, addetta di Italia Viva e Partito Democratico. È uno strumento che le opposizioni hanno a disposizione, ma mi pare che sia assolutamente fuori tempo occuparsi del periodo di vaccinazione dell'anno scorso. Mi pare sia assolutamente fuori tempo. Tra l'altro, voglio dire, gli sforzi e l'impegno delle istituzioni, e questo fa e farà la terza commissione, è garantire le misure sanitarie che di qui avanti dovremo continuare ad adottare. Io non partecipo, Italia Viva non partecipa, abbiamo scelto di stare fuori dalla commissione d'inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo. Le cose si fanno quando servono, noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava. Devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta,
ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta, devo dire la verità, lo abbiamo fatto negli hub, nel cambiare il modo, nel cambiare e definire le priorità, nelle fasce, nella scuola, in tante questioni che noi abbiamo posto siamo stati ascoltati, quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi, noi siamo a favore del nostro presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione. Oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie, secondo me è assurdo. Noi siamo a favore dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che poi tutti i giorni a fare i vaccini ci vanno, a curare le persone ci vanno, e oggi sentirsi indagati dalla politica credo che sia scorretto. È il motivo per il quale Italia Viva non partecipa alla commissione d'inchiesta in ambito regionale, perché poi le cose alla fine si sono fatte, sono state fatte bene, e poi alla fine oggi i vaccini ci sono. È il motivo per cui la nostra è una scelta politica. Il governatore toscano Genogiani è poi intervenuto nella seduta ed ha fatto il punto sull'andamento della vaccinazione. La sanità pubblica della Toscana si configura fra le tre diciamo più importanti in Italia, e sono contento che questo avvenga con valutazioni che sono state fatte nel pieno del periodo Covid e nel post-Covid. Del resto noi lo vediamo, la Toscana è al secondo posto, la Fondazione Gimbe ne rende ragione ogni giorno, per quello che riguarda l'espansione della vaccinazione di prima dose. Siamo oltre il 77% e appunto l'essere secondi ci configura una situazione anche di maggiore tranquillità verso ora l'apertura dell'anno scolastico. È il motivo, la vaccinazione, che ha portato ormai ad aver superato quella che viene definita la quarta onda del coronavirus, perché così come eravamo arrivati a 4.880 contagi in una settimana, la settimana prima di Ferragosto, ora sono 4 settimane di calo e siamo arrivati a meno di 3.000 nella settimana scorsa, probabilmente questa settimana andremo sui 2.200-2.300. Quindi una buona situazione nella gestione pandemica e nelle vaccinazioni, e una prospettiva con l'apertura dell'anno scolastico che io ritengo essere in grado di far fronte a tutto il lavoro che è stato fatto. Io dico comunque che tra provvedimenti nazionali e quelli regionali tutti coloro che non l'hanno fatto vanno a vaccinarsi. Oggi è semplicissimo, tutti gli hub sono liberi, non c'è bisogno di prenotazione. Vadano a vaccinarsi e lo facciano per i loro bambini dai 12 ai 16 anni, anche perché magari ora che abbiamo passato il livello pandemico e siamo in una situazione sempre più normale, magari non ci se ne rende conto, ma ricordatevi l'anno scorso quando fu proprio l'inizio di ottobre a segnare una crescita esponenziale che ci portava nei primi mesi di novembre ad avere 60-70 morti al giorno, 16.700 contagi in una settimana in Toscana. Ecco, pensateci ora, perché il vaccino ora, a metà settembre, è quello che previene quello che può accadere nel momento in cui il virus ha dimostrato di avere la massima capacità di espansione, ovvero i mesi di ottobre e novembre, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso. Alla struttura di Terranuova Braccialini e alle sue attività riabilitative guarda tutta la Toscana meridionale. Di questo si è parlato nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessore alla sanità Simone Bezzini, il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni e la presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis. In pochi anni, dal 15 luglio 1999, data della sua costituzione formale, il Centro di Riabilitazione Toscana di Terranuova Braccialini, una società per azioni a prevalente capitale pubblico, è diventato non solo parte integrante del sistema sanitario regionale, ma anche del sistema di ricerca nazionale nel settore. È un punto di riferimento fondamentale, perché nel Centro di Terranuova Braccialini noi abbiamo un momento di ricerca, un momento di sperimentazione, un momento di presa in cura accurata, strettamente integrato nei percorsi delle persone e in una fase particolare di fragilità della vita. Vi sono tanti progetti insieme a loro, progetti sul campo. Questi 2 anni di Covid ci hanno insegnato che la ricerca è fondamentale, soprattutto fatta sul campo. Il Covid ci ha insegnato a imparare sul campo, e questo è quello che viene fatto al centro da sempre, con accuratezza, con attenzione non soltanto alla parte sperimentale e innovativa, ma soprattutto alla qualità della vita delle persone, perché non sempre l'innovazione tecnologica, l'innovazione professionale punta alla qualità.
Questo è fondamentale. Lì si curano persone che hanno anche grandi miglioramenti, ma si curano persone che purtroppo per la loro situazione possono non avere enormi miglioramenti. In quel caso ciò che conta e ciò che la sperimentazione porta avanti e l'innovazione porta avanti è la loro qualità di vita. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti. E da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo. Ciò appunto in considerazione del fatto che fare ricerca migliora la qualità dell'assistenza che viene offerta al paziente, perché costringe ad un confronto continuo anche con le altre strutture che a livello internazionale operano in ambito riabilitativo. Come il paziente viene considerato all'interno del centro? E è il centro delle attenzioni per fare il più possibile, sì, da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista logistico. Tanto che abbiamo fatto dei lavori per cui non è più il paziente che si sposta per andare a fare la riabilitazione, ma è il riabilitatore che entra in reparto e fa quello che deve fare. È un'eccellenza, sì, è un'eccellenza, perché c'è questo interesse particolare, questo volere in tutti i modi fare del paziente il centro di tutte le attività.